Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast degli avventurieri. Oggi vi voglio parlare di una serie di titoli che ho trovato molto interessante e molto divertente e adatta a tutti coloro che sono appassionati di storia, in particolare dell'antico Egitto. Dopo questa serie di giochi non vedrete più questo periodo storico con gli stessi occhi di prima. Sto parlando di una serie iniziata nel 2004 e terminata nel 2009 e pubblicata da vari publisher che cambiano nel corso del tempo ed è la serie di Hank. Allora, questa serie ci racconta le storie di Asil, figlio del niente meno che dell'architetto del faraone. A seconda dell'episodio, ovviamente la storia cambia. E nel primo episodio, per esempio, ci troviamo alle prese niente meno che con una maledizione che il ragazzo dovrà far rimuovere prima che sia troppo tardi. Per passare poi al recupero di un antico manufatto nel secondo episodio, chiamato L'occhio di Osiride, che dà anche appunto il titolo al gioco, e per finire poi con il terzo titolo, sottotitolato La battaglia degli dèi. Allora, a parte il cambio di publisher, questa serie non registra grandi novità dal punto di vista tecnico, perché comunque si tratta pur sempre di una trilogia che sotto l'aspetto grafico si mantiene molto gradevole, con colori che spaziano dal giallo al rosso, comunque colori molto caldi e brillanti, essendo ambientata nell'antico Egitto, quindi siamo in pieno deserto e quindi quelli sono i colori classici che ci si può aspettare in un'ambientazione di questo tipo. Comunque sono tutti giocabili senza problemi, o almeno dal mio punto di vista, perché la grafica è abbastanza leggera. A un certo punto nella serie avremo anche a che fare con un personaggio aggiuntivo che, diciamo, arricchirà ulteriormente le dinamiche di gioco. E se non ho capito male, diventerà anche una sorta di controparte femminile per Asil, ovvero Tara, ma la dinamica la lascio scoprire a voi, anche perché se devo essere sincero non mi ricordo bene né come si incontrano né come si evolvono le cose. Comunque, l'interfaccia è molto semplice, con l'inventario alla base dello schermo in terza persona e col cursore che cambia a seconda dei punti attivi su cui interagire. Esiste anche la possibilità di evidenziare tali zone premendo un apposito pulsante della tastiera, che se non sbaglio è H, o con un clic su un apposito comando a schermo, adesso non mi viene bene in mente. Gli enigmi comunque sono quasi tutti improntati sull'utilizzo degli oggetti in inventario e sulla loro combinazione. Gli enigmi logici non sono molti e quasi sicuramente, per quello che posso ricordare, si tratta di enigmi comunque a tema, diciamo così. Il sonoro, ecco, se non sbaglio, il primo episodio esiste anche in italiano, mentre per gli ultimi due ci dobbiamo accontentare del doppiaggio in inglese con i sottotitoli. Infatti, qua mi dice
chiaramente che Hank 3, la battaglia degli dei, per esempio, è disponibile solo con i sottotitoli in italiano in generale, quindi non dovrebbe creare problemi se uno ha buone conoscenze dell'inglese. Il sonoro, a parte questo doppiaggio a parte, è molto gradevole, con addirittura la presenza di un brano cantato nella colonna sonora del primo capitolo. Pensate un po', come se fossero i titoli di testa di una serie televisiva. Concludendo, questa è sicuramente una buona serie che vi consiglio di provare. A patto di riuscire a recuperarlo, ovviamente, perché suppongo che non sia più così facile al giorno d'oggi recuperare questi giochi. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.